E ora vi facciamo conoscere un campione umbro di apnea subacquea. Si chiama Fabrizio Pagani e di recente ha stabilito ben due record del mondo. Luca Pisinicca. Da una vasca all'altra, dal record del mondo di Marco Frattini che ha nuotato 24 ore ininterrottamente a quello doppio di Fabrizio Pagani nell'apnea dinamica. Lo sport umbro si arricchisce di un nuovo grande campione che di recente ai campionati italiani di Lignano Sabbiadoro ha conquistato un traguardo storico. Ci ho creduto molto, ci abbiamo creduto molto perché chiaramente io sono l'esecutore del record, quindi certamente l'ho fatto io, ma è comunque un record che appartiene al mondo dell'apnea subacquea e al mondo della disabilità. La FIPSAS cercherà di puntare, grazie a questa atleta, su tutto il comparto di disabilità per l'apnea, e i nostri prossimi obiettivi sono quelli di poter sviluppare questa disciplina dal punto di vista dei disabili e di poterla portare anche a livelli internazionali. La passione risale a tantissimi anni fa. Io sono anche un po' figlio d'arte, nel senso che mio papà è un vecchio sommozzatore, lo ha fatto anche di professione, quindi io sono un po' cresciuto da piccolino con questa mia passione per il mare. Sommozzatore in origine, Fabrizio Pagani, che vive e si allena a Terni, ha iniziato a cimentarsi con l'apnea soltanto da un anno e mezzo, il che testimonia una speciale predisposizione per la disciplina, con l'obiettivo dichiarato di trasferirsi non appena sarà possibile dalla piscina al mare. Non appena sarà possibile allenarsi anche a mare, cominceremo a lavorare su quello anche lì mi auguro, insomma, di portare dei risultati positivi e di raggiungere qualche ottimo traguardo anche in quella disciplina lì.